Le parole post partita di mister Lucio Tosto sono rimaste impresse nella nostra memoria a medio e breve termine, come il ritratto estemporaneo di un artista di strada. L'allenatore dell'ACI Sant'Antonio sembra un uomo molto pragmatico e non si vorrebbe mai derubare ai pittori della propria capacità espressiva, tuttavia è innegabile che il team costruito dal direttore Castorina abbia mostrato all'esordio un volto estremamente provvisorio. Il tempo unirà i puntini lasciati in sospeso, ma intanto bisogna pensare alla trasferta di Spadafora, difficile come tutte le partite esterne, soprattutto dalle parti del messinese. Dalla metà campo in giù sarà necessario disegnare almeno un paio di soluzioni diverse rispetto alla scorsa settimana. Maugeri infatti è acciaccato, mentre Zingale dovrà scontare un turno di squalifica. Sistemata la retroguardia dovrà essere curata la fase di assistenza a Bracciolano in attesa di sbloccarsi. Anche Montalto avrà qualcosa da dire in merito in seguito all'esordio a reti bianche. Può capitare di sbagliare un calcio di rigore, ma questa considerazione così neutra vale solo per chi quel penalty non l'ha calciato. L'attaccante sabato disporrà sicuramente di tutta un'altra determinazione, fattore indispensabile per puntare dritti verso la prima vittoria stagionale.